Io vengo da un continente dove la centralità è l'uomo. E padre Fallucci, anche se non l'ho frequentato, non l'ho conosciuto, ma nelle sue riflessioni si nota in modo molto radicato la centralità della persona. Io oggi qui sono qui in doppio veste. Uno in rappresentanza dei suoi, in rappresentanza dei studenti stranieri. Alla fine degli anni 70, io credo che eravamo nel 78-79, eravamo all'università. L'università di Firenze 33 anni fa era molto diversa da oggi. Quindi noi, studenti che venivamo dall'Africa subsahariana, siamo arrivati all'università di Firenze che abbiamo trovato molti problemi. E mi ricordo, noi avevamo parlato con il nostro professore e ci disse: andate a parlare con padre Rosso Parrucci. In giro di 2-3 giorni, molti problemi che avevamo all'università erano stati risolti. Quindi oggi, forse di quel gruppo, sono l'unico rimasto qui. Quindi mi sento di portare un ringraziamento a tutto il gruppo di africani che hanno ricevuto una mano, ma una mano sentita da parte di padre Rosso Parrucci. Una delle cose che mi ha più colpito, in generale la persona che se ne va dice: ho lasciato una casa ai miei, ho lasciato tanti beni. Io dicevo: ho lasciato la speranza di essere umano. Questo è importante. Lavorare per gli altri con tanta umiltà, tanta passione che avevo. Io a volte guardo le persone e dico: no, ci sono delle persone che sono irripetibili, le persone che c'erano non ci sono più. Ma la stessa cosa di quando si parla della fede. La fede non può essere un vestito che cui ci si mette quando ci pare, quando usciamo ne leviamo, no. Io credo che dobbiamo più che altro ricordarlo, cercare di vivere in modo sincero ciò che ci ha lasciato i suoi insegnamenti. Questo io credo che è una cosa, se lo vogliamo festeggiare, che merita, cercare di assomigliare a lui e ai suoi insegnamenti. Questo è un fattore importante, perché quando una persona che non c'è più, il miglior modo di ricordarlo è cercare di assomigliare a lui, cercare di seguire ciò che gli ha lasciato. Questo è un aspetto veramente importante.